Mezzanotte 18, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del telegiornale della 7. In apertura anche stasera ci dobbiamo occupare di un dramma che ha a che fare con i rifugiati. 34 persone, questo è un numero del tutto provvisorio, sono morte in un naufragio. Tra i morti ci sono bambini di 10 anni, e ci sono più di 10 bambini e 4 neonati. Il naufragio è avvenuto al largo dell'isola di Farmakonisi, uno scoglio che si trova vicino alla Turchia. La Guardia Costiera è riuscita a trarre in salvo quasi 70 persone nel cuore dell'Europa. Invece in Ungheria la polizia ha dato il via libera ai profughi rinchiusi nel campo di Roske, aprendo i cancelli. Ora migliaia sono nuovamente in marcia alla volta dell'Austria. Proprio in Austria la polizia ha trovato 42 persone. C'erano tra loro 5 donne e 8 bambini nascosti all'interno di un camion frigorifero. E di fronte a questa marea umana che avanza, la Germania oggi ha tirato il freno, travolta proprio dal flusso dei rifugiati. Ne sono arrivati 15.000 solamente ieri. Anche per questo sono stati momentaneamente ripristinati i controlli alle frontiere e c'è stato l'invio di oltre 2.000 poliziotti ai confini per cercare di bloccare anche le comunicazioni ferroviarie con l'Austria. Abbiamo bisogno di organizzarci e di mettere a punto misure che garantiscano la sicurezza, ha detto il ministro dei trasporti. Domani ci sarà il vertice dei ministri degli interni europei che si occuperà della redistribuzione obbligatoria delle quote, il cosiddetto piano Juncker. Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria restano però contrari e in caso di mancato accordo il presidente del Consiglio europeo Tusk ha promesso la convocazione di un vertice straordinario di capi di Stato e di Governo. Intanto nel Mediterraneo la Marina Militare Italiana ha tratto in salvo 285 persone, fra loro c'erano anche 2 donne incinte di 9 mesi e un neonato di pochi giorni. La buona notizia però arriva da quella parte del Mediterraneo ed arriva dal Marocco, dove sono in corso i negoziati per la Libia. La notizia l'ha data oggi il mediatore, eccolo qui, lo vedete, delle Nazioni Unite. Leon ha detto che il governo non riconosciuto di Tripoli ha accettato di firmare, anche se con alcuni cambiamenti, gli accordi già siglati a luglio dal governo legittimo in esilio a Tobruk e da alcune milizie, tra cui anche quella di Misurata. La firma dovrebbe arrivare entro il 20 di settembre e porterebbe al governo di unità nazionale, che dovrebbe essere poi la base della pacificazione del paese, fondamentale per combattere l'ISIS e i trafficanti di esseri umani. Ci occupiamo adesso di politica italiana ed è sempre il dibattito sulla riforma del Senato a tenere banco. Matteo Renzi non ha dubbi, i numeri ci sono e ci saranno e Maria Elena Boschi ha detto non ci saranno rinvii, la riforma arriverà entro il 15 di ottobre. Ma oltre alle divisioni del suo partito, Renzi deve fare i conti con le resistenze del nuovo centrodestra. Quagliariello è stato chiaro, se non si modifica anche l'Italicum non voteremo la riforma del Senato. Immediata la risposta del vice segretario del PD Guerini, l'Italicum non si tocca, mentre per le riforme ci sono varie ipotesi e troveremo l'accordo. E poi si apre ufficialmente domani l'anno scolastico, anche se si tornerà in aula in tutta Italia tra lunedì e mercoledì. Al suono della campanella comincerà così anche il primo anno all'insegna della riforma, quella chiamata da Renzi della buona scuola e che vede 8.550 insegnanti. Tra le polemiche, aver aderito al piano straordinario di assunzioni del governo. In molti casi però quasi la maggior parte di essi è stata costretta a cambiare regione. A fine novembre è prevista un'altra ondata di assunzioni da 55.000 posti tramite l'organico cosiddetto potenziato. E negli Stati Uniti, dove cresce l'allarme per la visita prossima, accadrà tra 10 giorni, del Papa a Washington, questa è la prima tappa del viaggio apostolico, almeno una minaccia è stata sventata dall'intelligence nei giorni scorsi, lo ha detto questo signore Michael McCall, presidente della Commissione della Camera per la Sicurezza Interna, che non ha fornito altri particolari, si è limitato a riferire di essere stato informato durante un briefing con i servizi segreti. Il Papa, dopo Washington, farà tappa anche a New York e Filadelfia. Ora, molto sport, cominciamo dal calcio. L'Inter ha vinto il derby contro il Milan, conquista in solitaria il comando della classifica. A San Siro decide la rete di Guarin nella ripresa. I neroazzurri restano a punteggio pieno con 2 lunghezze di vantaggio su Chievo, Torino, Roma, Sassuolo e Palermo. Nella domenica caratterizzata da ben 4-2-2, compreso quello tra Empoli e Napoli, la Lazio è tornata al successo battendo l'Udinese con una doppietta di Matri. Sampdoria e Bologna
è stata rinviata per maltempo su Genova, si giocherà domani alle 20.45. Ma anche altri sport, dicevamo, l'Italia del basket si è qualificata per i quarti di finale degli europei, travolgendo Israele 85-52, mercoledì. E gli azzurri sfideranno la Lituania, ma poi soddisfazioni anche dalla ginnastica ritmica. Le ragazze regalano al tricolore un titolo mondiale e un secondo posto, conquistando la medaglia d'oro e d'argento ai mondiali di Stoccarda. L'oro è stato strappato alla Russia nella specialità 5 nastri, l'argento è stato ottenuto nella finale 6 clavette e 2 cerchi. Ma poi è stato il giorno, eccolo qui, anche di Fabio Aru, che ha vinto la Vuelta di Spagna. Ancora sport, moto mondiale, Valentino Rossi ha fatto un altro passo avanti verso la conquista del suo 10° titolo, portando 23 punti di più il suo vantaggio su Lorenzo. Al Gran Premio di San Marino, condizionato da un meteo variabile che ha costretto i piloti per ben 2 volte a cambiare moto. Il successo è andato a Marquez, che ha scelto i momenti giusti per le sue fermate ai box. Mezzanotte 24, ci fermiamo qui, l'informazione torna domani mattina alle 6. Arrivederci, buonanotte.